Amici del Predators Challenge, benvenuti a Varano de Melegari, tutto è pronto per il via di gara 2 per quanto riguarda il penultimo appuntamento stagionale dopo un inizio di giornata che ci ha regalato grandi emozioni con il successo di Vanna Machado Perez in gara 1. I piloti sono pronti, schierati già all'interno delle rispettive vetture per darsi battaglia nel corso di questa gara 2. Come sempre, tante monoposto al via, tanti piloti pronti a giocarsi le rispettive carte in questo autodromo che ospita, come dicevamo, il penultimo round stagionale, quindi un campionato che davvero entra nel vivo della competizione. Tra qualche istante si accenderà anche il semaforo rosso, ma prima di andare a goderci le emozioni di gara 2 vediamo come si guida sul tracciato di Varano de Melegari. Dunque saliamo a bordo della Predators di Mauro Valentini per un giro di pista a Varano. Buongiorno, sono Mauro Valentini e andremo a vedere il giro sulla mia Predator PC 010 di Varano de Melegari, il quinto appuntamento del Predator Challenge 2017. Questa è l'ultima S che immette sul rettifilo della bandiera. Andiamo a mettere tutte le marce tirando all'imitatore ogni marcia. Qui c'è la prima S, scagliamo due marce, ingresso un po' violento, cerchiamo di essere più puliti possibili, usciamo, mettiamo un'altra marcia per raggiungere il tornante, togliamo due marce, ritardiamo al massimo la corda più possibile, poi si apre sul cordolo esterno, si va ancora ad accelerare, ad aggiungere un'ulteriore marcia per arrivare alla S. Togliamo due marce, entriamo, ritardiamo un po' la prima, la seconda si dovrebbe pelare via e dare gas. S veloce, tocchiamo il primo cordolo, evitiamo il secondo, tutto gas in fondo, qui quando si può, per arrivare alla curva X. Togliamo una marcia, non troppo sul cordolo, apriamo bene, ancora gas, ferro di cavallo, togliamo una marcia, attenzione attenzione che la pista è in contropendenza, poi l'ultimo stadio del circuito lo affrontiamo sempre a gas in fondo. Ciao a tutti, buona visione. Questa era l'onboard camera commentata da Mauro Valentini, ma adesso tutto è pronto con le vetture schierate, già è pronto il vincitore di gara 1, Ivan Machado Perez, ancora autore di una grande gara. Ma allora andiamo a goderci le emozioni di gara 1 in questo resoconto filmato e tra pochissimo di nuovo in griglia con le interviste ai protagonisti. È tempo di riaccendere i motori per i protagonisti del Predators Challenge. La fortunata serie tricolore, ideata da Corrado Cusi, è giunta al quinto round di una stagione sin qui tiratissima e ricca di colpi di scena. Sono come di consueto numerosi i piloti pronti a darsi battaglia in occasione dell'appuntamento in programma sul circuito di Varano de Melegari per quello che rappresenta il penultimo atto stagionale prima del gran finale previsto al Cremona Circuit. Un campionato sino a questo momento vissuto principalmente sul duello per la leadership assoluta, che vede come protagonista il giovanissimo pilota spagnolo Ivan Machado Perez, il quale si presenta al comando della graduatoria con 166 punti e sole 23 lunghezze di margine nei confronti del veloce Daniele Tarani, deciso a voler contendere il titolo al rivale sino all'ultima curva. Una battaglia che a Varano promette l'inserimento di alcuni outsider. Tra i possibili arbitri del campionato vi sono infatti anche i competitivi Ugo Corradi e Marco De Toffol, mentre non mancheranno di dare battaglia anche Andrea Masci, Giacomo Jack Germandi, Marco Spadini, Daniele Zambelli, Marcello Melchior e il rientrante Andrea Bonfanti.
La bagarre si preannuncia particolarmente accesa anche per quanto riguarda la classifica della M Trophy, dove Mauro Valentini si presenta al comando con sole 17 lunghezze di vantaggio nei confronti del duo formato da Alessandro Candio e Gaetano Nicchiarico, ma con Lorenzo Semprini e Dominica pronti a recitare un ruolo da protagonisti, insieme a Maurizio Cassago, Fulvio Zagato e il rookie Fabio Turchetto, per un totale di 20 monoposto al via. Le qualifiche registrano la prima pole position in carriera per Andrea Masci, abile nello sfruttare a proprio vantaggio una sessione caratterizzata da diverse bandiere rosse. In prima fila anche Daniele Tarani, mentre il leader del campionato Ivan Machado Perez si deve accontentare del quarto tempo, alle spalle anche di Marco Spadini. Il via di gara 1 vede l'ottimo spunto di Tarani, il quale riesce a soffiare il comando dell'operazione al poleman Masci, mentre Spadini tenta di difendere la terza piazza dagli attacchi di Machado Perez e De Toffol. La bagarre prosegue anche nel rettifilo dopo la prima variante, come evidenziato dall'onboard camera di Annichiarico. Machado Perez trova un varco impossibile alla staccata della parabolica per scavalcare Spadini, mentre subito dietro Ghermandi e De Toffol entrano in contatto con quest'ultimo che finisce in testa coda. Passano soltanto pochi metri e Dominic arriva decisamente lungo alla staccata della prima S, finendo per speronare la monoposto di Ugo Corradi. Quest'ultimo riesce momentaneamente a proseguire la gara, mentre Dominic è costretto a rientrare in box con l'ala anteriore danneggiata. Machado Perez si lancia subito all'attacco di Masci nel tentativo di guadagnare la seconda posizione, riuscendo a scavalcarlo subito dopo il ferro di cavallo. I duelli non mancano nemmeno a centrogruppo, con i tentativi di rimonta di De Toffol e la lotta per le posizioni di vertice nella M Trophy. Machado Perez continua la sua caccia al leader della gara, portandosi a ridosso di Tarani in un duello particolarmente importante anche in chiave campionato. Il pilota laziale tenta di resistere agli attacchi dello spagnolo, il quale però riesce ad avere la meglio scavalcando il rivale a poche tornate dal termine. La gara registra nelle battute conclusive uno spettacolare testa coda da parte di Zambelli, poco prima che Machado Perez transiti sotto la bandiera a scacchi, cogliendo il successo con un margine di oltre 2 secondi nei confronti di Tarani. Masci conquista il terzo posto davanti a Ghermandi, mentre la quinta piazza garantisce a Valentini la vittoria nella M Trophy davanti a Candio e Nicchiarico. È stata una gara ricca di spettacolo, dunque questa prima manche del Predators Challenge. Allora andiamo a vedere quali sono le sensazioni dei protagonisti quando mancano pochi istanti al via di questa seconda gara. Daniele Tarani, autore di una bella battaglia come sempre con Ivan Machado Perez. Allora Daniele, questa volta ti trovi in prima fila fianco a fianco con il tuo rivale nella lotta al titolo, ancora ne vedremo delle belle, possiamo dirlo? Sì, e spero di riuscire a star dietro a lui. Ho avuto qualche problema fin da ieri alla macchina e spero di aver risolto, insomma. Spero di riuscire a star dietro a lui. Grazie Daniele, in bocca al lupo. Proseguiamo il nostro giro andando a sentire anche quelle che sono le sensazioni di Andrea Masci. Ciao Andrea. Prima pole position per te in questo weekend e un ottimo terzo posto in gara 1. Obiettivo per questa seconda manche è naturalmente quello di bissare questo bel risultato. Sì, assolutamente. L'obiettivo della seconda manche è di rimanere attaccato ai primi due, che in gara 1 avevano un passo decisamente migliore. Noi non siamo riusciti a fare i tempi che abbiamo fatto stamattina, e ci scivolava tanto la macchina. Abbiamo un po' migliorato la situazione, cambiato la situazione sperando di averla migliorata. Vediamo come va. Grazie Andrea Masci, allora tra pochi istanti il via e sentite anche la sirena in sottofondo perché mancano davvero pochi secondi alla via libera del giro di formazione, vetture già schierate, allora andiamo a vedere la griglia di partenza e tra poco in cabina di commento per il live di questa gara 2 da Varano de Melegari. We'll be right back.
Motori già caldi e tensione alle stelle, quindi per questa gara 2 del quinto appuntamento stagionale del Predators Challenge. Piloti che stanno affrontando in questo momento il giro di formazione. Abbiamo visto poc'anzi lo schieramento di partenza con un duello che dunque sembra potersi riproporre tra Ivan Machado Perez e Daniele Tarani, ovvero i due grandi protagonisti di questa stagione 2017 del Predators Challenge, con il successo del giovanissimo pilota spagnolo in gara 1, pilota spagnolo che dunque si è portato a quota 191 punti in classifica a confronto dei 163 attualmente detenuti da Daniele Tarani, dunque un vantaggio che si fa sempre più consistente. Il pilota laziale sarà sicuramente chiamato a dover replicare al successo dello spagnolo colto in gara 1. Poi, scorrendo la classifica, abbiamo Colombo con 90 punti, Liotti con 50, un terzetto a quota 49 formato da De Toffol, Galluzzi e Masci. Intanto va a schierarsi sulla propria piazzola Daniele Tarani. Ricordiamo velocemente la griglia di partenza con Machado Perez e Tarani in prima fila, Masci e Germandi in seconda, Valentini e De Toffoli in terza, Zambelli e Candio in quarta, Nicchiarico e Turchetto in quinta, poi Semprini e Zagato in sesta, Bonfanti e Melchior in settima, Spadini e Corradi in ottava. A chiudere lo schieramento Dominic, tutto è pronto, salgono i motori. Tensione con Semprini che innesta la prima, mancano davvero pochi secondi all'accensione dei semafori rossi, allo spegnimento il via di questa gara 2 del Predators Challenge. Dunque sui motori con Machado a sinistra, Tarani a destra, via! In questo momento parte gara 2, ottimo lo spunto di Daniele Tarani che prova a infilarsi all'interno di Machado Perez, si va verso curva 1 con Tarani all'interno, si fa vedere anche Masci, curva 1 con Tarani al comando e attenzione anche Germandi che prova a infilarsi all'interno di Masci, va a guadagnare la terza posizione. Tutto scorre regolarmente anche nelle posizioni retrostanti, subito una battaglia ruota a ruota tra Machado Perez che prova a riprendersi la prima posizione nei confronti di Tarani. Grande duello sin da queste prime battute. Andiamo a bordo della vettura di Tarani che guarda negli specchietti a sinistra, a destra, tenta di tenere la traiettoria interna per difendere l'attacco di Machado Perez all'esterno. Attenzione con il pilota spagnolo che riesce a riportarsi al comando. Davvero grande battaglia in queste prime fasi di gara con Machado Perez che è riuscito a portarsi in testa. Tarani però non molla, incollato al posteriore della Predators del pilota spagnolo. Machado Perez, Tarani, poi Germandi, Masci, De Toffol e tutti gli altri. Ora siamo a bordo della vettura di Gaetano Annichiarico, uno dei principali protagonisti della M Trophy. Annichiarico che segue in questa fase di gara Valentini, Candio e Zambelli. Va a chiudersi il primo giro con Machado Perez, poi Tarani, quindi Germandi, Masci, De Toffolo, Valentini, Candio, Zambelli, Annichiarico e tutti gli altri. È stata una partenza regolare priva di qualsiasi contatto, dunque piloti tutti attenti in queste prime fasi di gara. Attenzione all'escursione di Machado Perez che va a sfruttare tutta la... Attenzione, intanto il rallentamento di Machado Perez e sfila Tarani e problema tecnico, colpo di scena per Ivan Machado Perez che procede lentamente. Abbiamo visto le immagini proprio dall'onboard camera di Daniele Tarani, quindi colpo di scena perché il leader della gara accosta la propria vettura a bordo pista e davvero questo potrebbe essere un colpo importante capace di riaprire la battaglia in chiave campionato con Tarani che ora ha la strada libera per affermare la propria leadership. Intanto attenzione all'attacco di Zambelli nei confronti di Candio, alla curva X riesce a passare Zambelli. Dunque prime fasi di gara che hanno visto un grande colpo di scena con il ritiro da parte di Ivan Machado Perez. Peccato, sfortunato il giovane pilota spagnolo, ma adesso la strada apparentemente sembra tutta in discesa per Daniele Tarani. Intanto qui sorpasso da parte di Bonfanti nei confronti di Annichiarico. Attenzione però perché Germandi non molla e si fa vedere in maniera minacciosa alle spalle del leader della gara Daniele Tarani. I due vanno ora verso la staccata della curva parabolica con Tarani al comando, bandiera gialla naturalmente per segnalare la presenza a bordo pista della monoposto di Ivan Machado Perez. Bagarra intanto tra Zambelli e Valentini con
i due che seguono a breve distanza De Toffol, si lotta per la quarta posizione. Intanto Ghermandi non molla, davvero sorprendente Giacomo Jack Ghermandi all'attacco di Daniele Tarani. Vediamo inquadrati De Toffol, Marco De Toffol in quarta posizione. Attenzione, quasi un contatto tra Tarani e Ghermandi, che ci sembra addirittura essere andato a sfiorare il retrotreno della vettura di Daniele Tarani, il quale naturalmente deve badare a non prendere eccessivi rischi, considerando che il suo rivale nella lotta al titolo Machado Perez è fuori gara. E qui il sorpasso di Ugo Corradi, ruote bloccate, bella manovra da parte di Corradi, ricordiamolo, al volante di una PC008, il primo modello messo in pista, realizzato dalla Predators, una vettura ovviamente costruita da Corrado Clusi. Qui l'attacco di Zambelli, che va a segno nei confronti di De Toffol. Dunque Zambelli che si è portato in quarta posizione, mentre qui davanti siamo di nuovo a bordo della vettura di Daniele Tarani, che cerca di gestire il proprio margine di vantaggio nei confronti di un Giacomo Jack Ghermandi particolarmente aggressivo in queste prime fasi di gara. L'abbiamo visto penalizzato nell'occasione di gara 1 in seguito ad un contatto con Marco De Toffola. Sta cercando naturalmente di rifarsi Ghermandi. Siamo a bordo ora della vettura di Dominic in scia nei confronti di Semprini, si va verso la staccata della prima S, riesce a infilarsi all'interno Dominic, bella manovra da parte del pilota siciliano, che ora segue a ruota la monoposto gialla di Marcello Melchior. Si lotta nelle retrovie, Melchior incollato al posteriore di Marco Spadini, vediamo se tenterà l'attacco in questo momento. Melchior all'interno, alla staccata della X, sembra poter arrivare lungo, infatti Spadini va a riprendersi la posizione. Grande spettacolo anche nelle posizioni a centro gruppo, mentre al contempo è tutta da seguire la battaglia per il vertice della classifica. Qui inquadrato Marcello Melchior. Andiamo qui intanto a gustarci le concitate fasi della partenza con Daniele Tarani, che è stato autore di un ottimo spunto, tanto da riuscire a infilare all'interno della prima curva Ivan Machado Perez, con il controsterzo in uscita da curva 2 per Tarani. Qui immagini che si spostano sulla monoposto di Gaetano Annichiarico, che è scattato alle spalle di Zambelli e Candio, staccata di curva 1 con tutti i piloti molto giudiziosi nell'affrontare le prime fasi di gara. Qui ora siamo a bordo del monoposto di Lorenzo Semprini, con la regia che ci mostra in rapida successione tutte le onboard camera presenti sulle varie monoposto in griglia. Gruppo che sfila via compatto dalla prima S con Bonfante, abbiamo visto, è andato a infilare Semprini. Qui siamo a bordo della monoposto invece di Dominic, alle spalle di Marco Spadini e di Melchior, con Dominic che prova a infilare in questo frangente la vettura di Fulvio Zagato, e abbiamo visto anche Semprini infilarsi all'esterno di curva 2. Ma in ogni caso ritorniamo in pista, si chiude un altro passaggio con Tarani al comando, ma attenzione perché non vediamo più Ghermandi. Attenzione, manca Ghermandi alle spalle di Tarani, dunque deve essere successo qualcosa a Giacomo Jack Ghermandi, che sino a poco fa seguiva come un'ombra il leader della gara. Ora vediamo che in seconda posizione c'è Masci, in terza Zambelli, in quarta vediamo De Toffoli, in quinta Valentini. Dunque tentiamo di capire quale sia stato il problema che ha visto coinvolto Ghermandi, con Tarani che ora ha un comodo margine di vantaggio di un paio di secondi nei confronti di Masci, e poi questo terzetto con Zambelli, De Toffol e l'ottimo Mauro Valentini, che è il leader della classifica M Trophy in questa gara ma anche nella graduatoria generale. Intanto Bonfanti continua la sua rimonta, attacco all'interno nei confronti di Candio, che correttamente lascia strada alla giovane pilota rientrante in questa circostanza. Siamo ora a bordo della vettura di Annichiarico e davanti non fanno di certo complimenti, ci è sembrato proprio Ghermandi, eccolo Ghermandi, quindi
perso diverse posizioni ma ancora in gara, ingaggiando una bella bagarre in questo momento con Marco Spadini. Quindi Ghermandi probabilmente autore di un testa coda alle spalle di Tarani, mentre cercava di mantenere il passo del leader della gara. Abbiamo ora inquadrato dall'onboard camera di Anni Chiarico, ora ci siamo spostati sulle immagini esterne con Melchior aggressivo alle spalle dello stesso Anni Chiarico e l'ottimo Fabio Turchetto, ricordiamo rookie in questa occasione, che si sta comportando molto bene al volante della sua Predators. Immagini ora sulla curva parabolica con Valentini che ha scavalcato Zambelli, poi De Toffol, poi abbiamo Corradi. Quindi novità anche per quanto riguarda la terza posizione con Mauro Valentini, lo vediamo davanti a Zambelli, poi De Toffol che ha perso terreno, deve tenere a bada Corradi, Bonfanti. Con Corradi ora prova a farsi vedere alle spalle di De Toffol, intanto procede tranquilla la gara di Daniele Tarani, che prova a gestire il proprio margine di vantaggio nei confronti di Masci, quest'ultimo impegnato nel doppiaggio di Zagato, mentre qui vediamo ancora la battaglia con Ghermandi che prova a farsi vedere alle spalle di Candio, staccata di curva 1, passa Ghermandi. Ghermandi, Candio, poi Spadini, con Ghermandi che sta cercando di risalire posizioni dopo il problema che ha visto il protagonista nelle fasi precedenti. Ottima anche la prestazione di Andrea Masci, per lui prima pole position qui a Varano in gara 1, sta comunque portando a termine un'ottima prestazione che ora lo vede alle spalle del leader della gara Daniele Tarani, che con un eventuale successo, lo ricordiamo, si porterebbe davvero a ridosso di Ivan Machado Perez in classifica generale. Intanto prosegue la bagarre con Anni Chiarico, poi Melchior che mette quattro ruote sull'erba, ne approfitta Turchetto prima della S, attenzione Ghermandi, Ghermandi fuori, Ghermandi insabbiato. Siamo subito dopo la prima variante e questa volta ci sembra che non ci sia nulla da fare per Ghermandi, autore di una grande prima parte di gara. Esce e abbandona sconsolato la sua monoposto, peccato per lui. Siamo ormai nelle ultime fasi di gara. Prosegue qui il duello con Anni Chiarico che tiene a bada Turchetto e poi Marcello Melchior. Prova a fare vedere intanto Turchetto all'interno nei confronti di Anni Chiarico, staccata quasi un contatto 3-2 con Anni Chiarico che deve cedere il passo a Fabio Turchetto, che dunque guadagna un'altra posizione. Sottolineavamo in precedenza proprio l'ottima prestazione da parte di Turchetto, che ora ha scavalcato Gaetano Anni Chiarico, e qui ci sono due monoposto in collisione, ci sembra la vettura di Ugo Corradi con Mauro Valentini, dunque peccato per entrambi i contendenti. Qui siamo a bordo della vettura di Semprini, attenzione, entra in zona pericolosa con due monoposto in piena traiettoria, proprio quelle di Valentini che si trovava in terza piazza e quella di Corradi. Intanto ci sembra che siamo entrati proprio nell'ultimo giro, lo vediamo dal display, con Tarani che dunque si accinge a concludere trionfalmente questa gara 2 davanti a Masci, mentre la terza posizione, dopo l'episodio che ho visto protagonisti Valentini e Corradi, è attualmente detenuta da Daniele Zambelli, quindi De Toffol e Bonfanti, salito in quinta posizione Andrea Bonfanti, ottimo rientro per lui che avevamo già visto in pista lo scorso anno nella tappa di Cervesina cogliere un ottimo risultato. Tarani si guarda attorno in queste ultime fasi, obiettivo naturalmente è non commettere nessun errore. Curva X, ora ferro di cavallo, il punto più tecnico, insidioso, difficile dell'autodromo di Varano. Continua a guardarsi le proprie spalle Daniele Tarani, ma sono le ultime curve per lui
Ultima chicane, accelerazione rettifilo dei box e arriva la bandiera a scacchi per Daniele Tarani, che va a vincere gara 2 a Varano e si porta soprattutto a ridosso di Iván Machado Pérez in classifica generale. Soltanto 3 lunghezze ora separano i due: Tarani, poi Masci, quindi Zambelli in terza posizione, De Toffol in quarta, arriva anche Bonfanti in quinta, giunge anche sul traguardo Spadini in sesta posizione. Maniera scacchi ora che accoglie anche Alessandro Candio e poi un terzetto con Turchetto che precede Annichiarico e Melchior che va a chiudere la top 10. Intanto è riuscito a ripartire Mauro Valentini, seppur a rilento dopo il contatto con Corradi. Dunque bel successo per Daniele Tarani, che esulta giustamente, soprattutto alla luce del problema che ha colto il rivale, lo spagnolo Iván Machado Pérez. Una rivalità comunque sempre molto molto corretta tra i due. Dunque situazione di classifica che ora vede Machado sempre al comando a 191 punti, ma Tarani a quota 188, Colombo con 90, poi Masci che fa un grande balzo in avanti a 69 punti. Appuntamento tra poco dunque con le interviste dal paddock. Grande gara, la seconda manche del Predators Challenge, combattuta per tutti i 15 giri con tante emozioni anche nel finale. Andiamo a sentire le impressioni a caldo dei protagonisti, innanzitutto a partire dal vincitore Daniele Tarani. Ciao Daniele, allora finalmente è arrivato un bel successo e adesso, soprattutto considerando anche lo stop nel tuo rivale Iván Machado Pérez, la battaglia per il titolo si deciderà a Cremona. Sì, si è tutto riaperto. E, come detto, la macchina ha avuto qualche problema anche adesso dopo che Iván si è fermato. Comunque sia, sono molto contento di aver vinto e ho recuperato parecchi punti, insomma. All'inizio hai seguito Iván e poi cosa hai visto dal tuo abitacolo? Cosa è successo? Ma io da dietro ho visto semplicemente che è leggermente uscito fuori con tutte e due le ruote posteriori e non lo so, ha rotto qualcosa. Non so di preciso cosa, si è completamente fermato, insomma. Va bene, ci vediamo sul podio, Daniele, complimenti. Grazie. E allora andiamo avanti, abbiamo qui Marcello Melchior. Ciao Marcello, allora, una bella gara, una bella esperienza anche per te, raccontaci un po' com'è andato questo weekend. Questo weekend è stato un po' sfortunello perché, intanto non sono riuscito a fare test, un po' perché sono arrivato un po' tardi qua, eccetera, no? E allora sono entrato subito in qualifica, purtroppo la macchina aveva dei problemi con la pompa della benzina che abbiamo risolto solo dopo gara 1, quindi anche gara 1 è andata a farsi benedire. Peccato perché avevo fatto una bella rimonta, è durata solo 6 giri, però boom. Poi gara 2 è stata molto 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 combattuta con Turchetto, ci siamo regalati sorpassi all'esterno, all'interno. Alla fine è stato davanti a lui perché la macchina, le gomme dietro non stavano più, scivolava troppo. Però è veramente stato un duello fantastico. Peccato che non avevo la GoPro dietro, ma oh, peccato. Grazie, grazie, complimenti Marcello. Allora andiamo a sentire anche qualche altro protagonista di questa giornata. Andrea Bonfanti. Ciao. Bentornato innanzitutto nel Grazie. Predators Challenge, subito competitivo in questo weekend. Poteva andare meglio, però insomma, qual è il tuo bilancio? Ma allora, in gara 1, prima di tutto in qualifica ho trovato traffico, non sono riuscito a fare un giro pulito, quindi sono riuscito solo a fare l'ottavo posto. In gara 1 ero partito bene, ero quinto dopo 3 giri, poi ho avuto problemi col carburatore e mi sono dovuto fermare. E in gara 2 sono partito 13esimo e ho detto, vabbè, vado alla rimonta. E mi sono divertito, alla fine ho fatto quinto. Quindi penso che più di così, ho provato a prendere De Toffol che era davanti, ma non ne avevo, era un pelino, ero lì, ma alla fine ho mollato, però quinto, sono contento e dai, alla fine la giornata si è chiusa bene. Grazie, grazie, complimenti a Bonfanti. Allora, tra poco ci godremo le premiazioni per quanto riguarda questa gara del Predators Challenge, il modo migliore per concludere questo weekend di Varano. We'll be right back.
posto per Gaetano Annibbiarico e secondo posto per Fabio Turchetto. Dato il trofeo anche per Fabio Turchetti, abbiamo il vincitore della M Trophy Alessandro Candio. Complimenti ad Alessandro Candio, Fabio Turchetto e Gaetano Annibbiarico, protagonisti della M Trophy per quanto riguarda questa gara 2. Vediamo di un gradino, secondo classificato Andrea Masci. Dove sei? Mauro, guarda bene, guarda bene. Trofeo anche per Andrea Masci, adesso possiamo chiamare il vincitore di gara 2, Daniele Tarani. Bravo! E complimenti a Daniele Tarani, Andrea Masci, Daniele Zambelli, a tutti gli altri protagonisti di questo weekend a Varano de Melegari.